A tutti, oggi è il 2 gennaio 2008, all'inizio di quest'anno abbiamo certamente questa che è una grazia di poter avere ancora in diretta la veggente Visca ai telefoni, sono qui a Međugorje e Visca è qui con noi e perciò innanzitutto un saluto da parte sua, anche una, diciamo così, una rassicurazione per quanto riguarda il suo stato di salute. Guarda, ecco, sono contentissima che posso salutare tutti i carissimi ascoltatori, ma più contenta che posso con tutto cuore e con amore trasmettere il messaggio della Madonna, quello che la Madonna dice a me, che io con tutto cuore posso dire a tutti a voi. Ma guarda, adesso questo momento... Sì, Visca, intanto, siccome è da qualche mese che non hai potuto avvicinare gli ascoltatori, e non abito vicino a tutti i pellegrini per le tue condizioni di salute. Come stai adesso di salute? Ma guarda, io sono stata sempre bene, ma adesso sto bene, ecco, vedi padre Livio che sto bene, sì. Davvero. Sì, ho visto che ieri, anche l'altro ieri, hai accolto i pellegrini anche in parecchie ore, al freddo, fino anche a meno 8, meno 10 gradi, però hai sopportato bene questo sforzo. Sì, ma guarda, questa piccola cosa è successa la metà di maggio. E quello è stato proprio il giorno 17 maggio, anniversario di mia operazione di schiena. E sono venuta a scaline, sai, tantissima gente. E io penso e dico, quelle gride, questi amici, dico, oh, oggi è anniversario, un anno che io sto bene, parlo con pellegrini, così, ma non sento niente. Ma proprio benissimo. Stesso giorno, 9:20 mattina, e sono... pellegrini, uno che entravano, questi escevano, così mi dà, io do mano, saluto, e sono venute di più mano di quelle pellegrini e tirato quella mano, osso, quello sopra. E così, sai, sono stata a casa, hai capito quello, sai, che la Madonna vuole, quello modo di sofferenza, che questo è forse suo piano, suo progetto, non guardare quello che piace a noi, ma guardare proprio fare quello che lei vuole. E io ho capito questo, lei lo sa quanto io voglio bene pellegrini, cosa sono pronta a fare per loro, ma per la Madonna sicuro, ma anche per pellegrini. E lei sentiva questo grande amore e anche voluto sicuro riprovare a me per dire, ma guarda Visca, io in questo momento voglio quella tua piccola sofferenza. Tu devi accettare quella, io sono stata contentissima e dico sempre, ma guarda la Madonna, tu hai ancora qualcosa per dare, io sono pronta a prendere, accetto con tutto cuore e con amore. E adesso questo periodo io sto bene, piccole cose sono già quasi messe in posto. Dunque Visca, sono 26 anni e mezzo, il 27° anno dalle apparizioni, dall'inizio delle apparizioni, un lunghissimo tempo, diciamo così, è quasi un terzo della vita, una vita normale, no? Ecco, Visca, dopo questi 27 anni, come ti sembra che sia stato accolto il messaggio della Madonna?
Sì, ma guarda, padre Livio, quando si guarda 27 anni e mezzo, così sono anni lunghi, periodi lunghi, a me non sembra così, ma il tempo è così volato, ma veloce, è passato, ma proprio è passato per me veloce perché ho voluto fare quello per la Madonna, che la Madonna è qui 27 anni in mezzo a di noi. 27 anni di grande grazie, che noi non possiamo immaginare quanto valore aveva questa sua presenza qui in mezzo a di noi. Così, ma questo è periodo non lungo, è troppo corto, per dire troppo corto per quelle grazie che abbiamo qui in mezzo a di noi. E anche dico sempre, fino a che c'è la Madonna qui in mezzo a di noi, abbiamo una sicurezza, siamo più sicuri che lei protegge, lei sta vicino a noi, che preghiamo così, sai, abbiamo una cosa, io sento così, che avevo una cosa forte, forte, una sicurezza dentro il mio cuore, che la Madonna è qui in mezzo a di noi. Dunque, la Madonna ha detto che in questo periodo molti hanno risposto alla chiamata, però ha anche detto che molti si sono persi per strada. Anche lui ha avuto questa impressione. Ma guarda, io non ho avuto mai quella impressione, sai, io anche non sapevo cosa significa quello, perché voglio sempre seguire quello che la Madonna vuole. Ah, voglio dire questo, anche la Madonna dice, ma io sono contenta, contentissima per tutti i pellegrini che arrivano qui a Medjugorje, ma sono più contenta che voi venite qui, prendete quello mio messaggio e portate di altri. Così uno di noi deve essere portatori di suo messaggio, di sua pace. Anche la Madonna ha già detto, noi tante volte prendiamo questo messaggio, cominciamo a vivere, arriva il periodo, ci stanchiamo, fermiamo, non seguiamo più. Per quello la Madonna dice, ma quando il messaggio vive con amore, con gioia, con cuore, non si stanca mai. Così lei voleva dire, non prendete a cogliere il messaggio tutto subito, poco per volta, giorno per giorno, e dopo il vostro cuore insegna e fa come si può andare avanti. Senti, Visca, una delle obiezioni che fanno anche personaggi autorevoli, insomma, per quanto riguarda queste apparizioni, io lo so già che voi avete detto le prime settimane che ha detto la Madonna, dureranno ancora queste apparizioni, lei ha risposto che siete già stancati, però io credo che dobbiamo anche, tu ti sarai certamente chiesta il perché, c'è un perché di questo lungo periodo della Madonna qui in mezzo a noi. Tu ti sei fatta questa domanda. Qual è stata la tua risposta? Sì, ma guarda, è quello come detto prima, questa domanda è stata dei nostri sacerdoti, di quelli che hanno voluto fare domande e chiedere, ma guarda, che dite la Madonna, quanto tempo ancora ferma qui in mezzo a di noi? E una volta io ho già chiesto alla Madonna, ma guarda, quanto tempo ancora tu stai qui? E lei dice, ma siete stancati di me? Ma noi non proprio chiesto per noi, chiesto per altri. Ma io questa così, così proprio quella risposta è venuta perché noi tante volte, quando abbiamo qualche nostro desiderio, nostro piacere, qualche cosa, e noi siamo pronti sempre a dire la Madonna, fare quello che piace a noi. E Certo. anche altro, vedi Padre Livio, che la Madonna ha già detto. Io sono madre vostra, madre di tutti voi, che ama tutti con stesso amore e sono venuta per salvare a tutti. Io sono sicura che la sua presenza così lunga in mezzo a di noi e vuole dire, cari figli, ecco, con quello lungo tempo io vi aspetto, non sono stanca, vi voglio vostra salvezza. E lei è per questo qui. E anche già detto, ma voi non sapete quante grazie noi abbiamo fino a che la Madonna sta qui. Capito? Proprio una grande grazia che è sua presenza qui in mezzo a di noi. Ha solo questa grazia che la Madonna ha pregato suo figlio, che ha dato quella possibilità, questa grazia che la Madonna possa stare qui in mezzo a di noi. Una bellissima risposta, cioè la Madonna, dunque Visca, la Madonna è stata qui per così tanto tempo come dimostrazione del suo immenso amore materno. Sì, ma guarda, io vedo così,
quando la Madonna viene, così ecco, lei ti dà una serenità, ti dà una pace, ti dà una felicità, ma anche altro. Io faccio leggere il cuore della Madonna che soffre, una grande sofferenza proprio dentro, Lei nel suo cuore. lei nel suo cuore, io proprio vedo quello. Lei poteva coprire con sorriso, con tutto quanto, ma quella sofferenza non si può Cancellare. cancellare, perché io vedo, sai, noi due adesso parliamo, io ti vedo c'è qualcosa che non va, si subito rifletta, anche Certo. quello che la Madonna ogni giorno viene, così tu vedi subito, leggi e guardi quella sua grande sofferenza, proprio un grande dolore dentro il suo cuore. Quindi c'è anche un dolore, c'è una gioia della Madonna per tutti quelli che si convertono, ma però lei ha detto che c'è anche un dolore per tutti quelli che hanno incominciato la strada e non hanno perseverato. Sì, ma guarda, ecco, ma io penso così, ma tante volte. Quando così che prego, così può fare meditare, ecco, dico, ma guarda quanto amore aveva la Madonna per noi, ma una cosa che non si può immaginare, un amore infinito che la Madonna sempre aspetta, sempre accetta, sempre ama, ma non esiste nessuna persona al mondo che aveva uno grande cuore, uno amore, una braccia aperte così, sai, anche cuore aperto che ogni momento aspetta, vuole dire, ecco, figlio, uno che vuole credere, ti do mano destra, vieni, ti braccio, uno che no, che è ancora lontano così, ti lascia una libertà e dice, ma guarda figlio, tu scegli quello che senti, e io sto vicino, ti aspetto, sicuro un giorno vieni. Senti, Bisca, uno dei motivi per cui queste apparizioni sono importanti è per quanto la Madonna ha detto fin dal primo anno delle apparizioni, cioè lei ha detto queste frasi, vorrei che tu ci dessi la tua valutazione, cioè la Madonna ha detto, una volta ha detto lei il 17 aprile del 2002, queste mie apparizioni qui a Medjugorje sono le ultime per l'umanità. Affrettatevi a convertirvi, poi ha anche detto il mese dopo, sono venuta a chiamare il mondo alla conversione per l'ultima volta. In seguito non apparirò più sulla Terra. Queste sono le mie ultime apparizioni. Secondo te, cosa vuol dire che queste sono le ultime apparizioni della Madonna sulla Terra? No, ma guarda, questo messaggio che la Madonna ha già dato, proprio chiaro, ha già detto questa è l'ultima volta che lei si presenta come questo modo qui in Medjugorje, così tanto lungo tempo e come sua presenza lei ha già detto ultima volta. Proprio io ho sentito i miei orecchi, il mio cuore, quelle parole e dopo quello altro messaggio che tu già hai fatto leggere, quello è non venuto tramite a me. O Maria o qualcuno altro, così loro potevano dire un po' di più Ho a capito. quello che la Madonna invita per conversione, per fare, fa anche oggi. Oggi è proprio tempi di grazia. Lei già detto tante volte, voi oggi sono momenti di grande grazia, che non aspettiamo per domani. Tutto quello, sua presenza, che la Madonna sta qui in mezzo a di noi. Accogliamo oggi, e domani può essere un po' ritardo, ma Certo. tutto quello che si può fare oggi, anche la Madonna invita e dice fatela oggi. E anche la nostra conversione non sarà oggi e finito, nostra conversione è tutta la nostra vita, solo quello è sua chiamata, che la Madonna vuole avvicinarci, il suo figlio. Lei mai parla e dice adesso mettete a me prima a posto. Io mai sentito da sua bocca quella parola. Mai. Sempre la Madonna quando parla dice la mio figlio, la prima a posto, io sono secondo a posto. Così voi quando pregate, pregate prima la mio figlio e dopo sono io. E anche quante grazie Dio dà a me, io posso dare a voi. Così la Madonna è solo tramite a noi e Dio, quanto lui dà alla Madonna e noi preghiamo la Madonna e lei dà questa grazia a noi. Sì, ecco, difatti mi ha colpito molto
Quello che la Madonna ha detto riguardo al terzo segreto, che è il segno sulla montagna, è che voi avete detto, voi avete detto che è un segno visibile, indistruttibile, che viene dal Signore, bellissimo, eccetera. Però lei ha detto anche: affrettatevi a convertirvi, quando si manifesterà sulla collina il segno promesso sarà troppo tardi. E poi un'altra volta ha detto: anche quando sulla collina lascerò il segno promesso, molti non crederanno. Dice, verranno sulla collina, ci inginocchieranno, ma non crederanno. Perché secondo te vedono il segno e non si convertono? Guarda, io dico quello, comincia un po' prima, sai, parlo io per rispondere all'inizio, che la domanda è dopo arriviamo. Ma guarda, proprio quello che la Madonna ha già dato, già detto, terzo segreto, il segreto di quello segno che lei proprio lasci qui sul Monte Apparizione. Sì. Questo segno che rimane per sempre è quello posto, ma più per quelli che sono ancora lontani di Dio. Certo. E la Madonna ha anche dato possibilità per vedere, una volta già visto così, ma quello... Avete visto il segno? Sì, sì, ho visto. Avete visto il segno? Sì, visione. Visione, sì. Ma questo... Secondo me una piccola particolarità. Sì, certo. Una volta Jacopo ci ha detto, Aldo Maria, che per vedere il segno bisogna venire a Međugorje, è vero? Sì, è vero, quello segno rimane sul podio. Qui bisogna venire qui per vedere. Bisogna venire qui perché questo segno rimane per sempre. E anche è indistruttibile. Distruttibile, così rimane proprio posto dove ha detto per sempre? Per sempre rimane, sì. E anche quello voglio dire, come detto prima, quelli che vedono il segno, così che la Madonna lasci che non credono. Sì. Ma sai, quello possono essere cuori troppo chiusi, capito? Vedi, quelle persone, certo. Proprio è quella stessa cosa, come la Madonna ha già detto, uno che vuole andare in paradiso va, uno che vuole inferno e va, solo prende sua scelta. E anche quelle persone che sono lontane da Dio, che sono uno cuore di pietra dure così, solo quelle persone possono negare e fare quello di segno. Altri sicuramente, uno che aveva amore, quello il cuore, uno preghiò un desiderio così, sai, un desiderio buono, tu non potevi, non vuoi pregare, ma hai una attenzione buona, che il Signore è pieno di amore, che è vicino così. Ma io penso solo quelle persone che fanno tutto contrario di Dio, tutto quanto, solo quelle persone vogliono scappare anche di quello segno. Dunque si tratta di persone che hanno un cuore indurito, un cuore di pietra. Dunque, volevo dirti, chiederti Visca, ma quindi questo è il tempo di grazia, questo è il tempo della conversione, non aspettate il segno a convertirvi, ha detto la Madonna. Ma allora, perché lasci il segno? Come ultimo estremo, diciamo così, aiuto per i non credenti o anche perché la Chiesa riconosca come vere le apparizioni? Sì, ma guarda, prima la Madonna ha già detto, lasci per la sicura, anche per la Chiesa, che stanno più sicuri che la Madonna è stata qui in mezzo di noi, e anche per quelli che sono ancora lontani di Dio. Così che la Madonna pensa da tutti e due parti, anche questi e anche quelli. E dopo dipende di noi come siamo pronti per rispondere di quella sua chiamata, quella sua chiamata, proprio chiamata di quello segno. Possono dire tutti che arrivano e che tu vuoi dire, ma guarda, io non credo, questo è tuo personale, tu prendi quello. Ma quello che la Madonna è qui, che lei si presente, che lascia questo segno, quello segno non poteva fare uomo. Solo può fare Dio, e allora non possono dire che una cosa è così piccola e altro. Questo arriva proprio che loro dopo non hanno parole per dire. Dunque, allora questo significa, Visca, che quando ci saranno i segreti, diciamo così, dal quarto al decimo, che sono segreti evidentemente impegnativi, vuol dire che comunque nel tempo dei segreti avremo sempre il segno della Madonna che ci conforta, sarà un segno che conforta. Ma tu hai anche detto l'ultima volta, un anno fa, che durante il tempo dei 10 segreti ci sarà un veggente che avrà ancora le apparizioni quotidiane. Tu l'hai detto lo scorso anno questo. Sì, ma guarda, anche io ripeto adesso,
Sì, questo è sicuro, adesso dipende, vediamo chi ancora siamo io e Maria Jacopo, e dopo vediamo chi la Madonna sceglie, chi rimane così ancora più, di più, uno di noi e rimane di più per l'apparizione. Adesso vediamo chi la Madonna sceglie. Ma stai dentro, io sai che sono, cioè, sono scrupoloso nel fare le domande, no? Dunque, se sei tu, Maria e Ivan noi tre, uno sì. di voi tre, mm-hmm. non Iaco. Però è stata fatta questa affermazione a Miriana. Cioè a Miriana è stato detto che Visca ha detto che durante i 10 segreti ci sarà un veggente che avrà le apparizioni quotidiane, e Miriana ha risposto: io non so niente di questo. Questo vuol dire che questa cosa la Madonna l'ha detta a te personalmente. No, ma guarda, io lo so che la Madonna ha già detto questo personalmente. Sì, a te. E dopo vediamo, lei non ha detto Visca sarai tu, non no. Maria, no Jacopo, così lei già ha dato una così fatto una domanda aperta, così certo. Sai. E adesso vediamo, noi aspettiamo quello che la Madonna, vediamo chi sarà, sai, lei già ha detto quando finisce rimane uno sì. di noi che fa, e dopo lei spiega sicuro come, quando, cosa, fa altre spiegazioni. Senti, se mi permette una domanda un po', diciamo così, certo, particolare, ma approfittiamo appunto che tu sei qui. Senti, mentre la Madonna ci invia in questi ultimi anni i messaggi, diciamo così, attraverso Maria, 25 del mese, e attraverso Miriam, 2 del mese, e poi qualche volta anche attraverso Ima sulla montagna, è da qualche anno che tu non ricevi messaggi per tutti. No, ma ricevi, sai, come no? Quando sì. questi messaggi, quando la Madonna vuole dare, lei sempre lo sa quando, sai. E anche vedi Padre Livio, no, non solo che io non ricevo, quando so anche la Madonna ci ha detto, sono tantissimi messaggi per dare, tantissimi. Ma io non sono, ma voi non siete pronti a accettare questo messaggio. Utile che lei dà un messaggio, noi sentiamo un orecchio, altro va, il cuore non rimane niente. Sì, ma sì. la Madonna quando vuole, lei vuole e anche invitarci a vivere questo messaggio. E anche già detto, ma prendete quello mio messaggio. Quando vedo che andate un po' avanti e sono pronta a dare altro, che lei vede che andiamo dietro, cosa si può fare? È utile buttare quelle cose davanti, come si dice, quelli o quelli brillanti, come sì, le porci così, ecco, anche io penso così. Sì. Ma io ho fatto un altro pensiero a riguardo, cioè io mi ricordo l'ultimo messaggio, parlo della mia esperienza personale, certo. L'ultimo messaggio che è arrivato dalla Madonna attraverso di te è stata una volta che c'è stata l'apparizione con Sor Josipa, che la Madonna ha detto c'erano anche i bambini presenti, sì, 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 l'apparizione è venuta nel pomeriggio, al primo pomeriggio, sì, sì. ho fatto la messa, sì. e la Madonna ha detto che siete pietre vive della Chiesa, davvero. E poi ha anche detto la Madonna che se voi riceverete, se voi ascoltate i messaggi, io ve darò tanti altri perché io desidero darvi. No? Certo. Ecco, io poi da allora non ho più sentito messaggi da parte tua, mi sono chiesto, forse in questo momento la Madonna vuole che tu sia siccome tu sei stata incaricata dalla Madonna a pregare per i malati, forse vuole che la Madonna tu dia un messaggio concreto di come essere paziente nell'accettare poi tutte le sofferenze che hai avuto in questi ultimi tempi. E una sofferenza sicuro non si può spiegare, una sofferenza solo si può vivere dentro il cuore. Quando il Signore è dato a noi una sofferenza e una croce, un dolore, e questo è proprio lo grande dono che Dio dà. Perché noi tante volte pensiamo come può essere uno dono di malattia così, ma grande dono. Dio lo sa perché ti dà questo dono e anche lo sa il momento quando prende. Solo dipende di noi come siamo pronti a accettare questo dono. E anche la Madonna ci ha detto, ma noi tante volte quando viene questo dono sempre facciamo mille domande così, basta fare queste domande, basta dire ma Dio ti ringrazio per questo dono, che tu hai ancora qualcosa per dare, io sono pronto a prendere, solo questo momento chiedo la tua forza e coraggio che io posso andare avanti. E anche la Madonna ci ha detto, ma voi non sapete quanto valore aveva nostra sofferenza davanti sull'occhio di Dio. Ma io dico quello, capito, tramite
questa mia sofferenza per dire, ecco, ma un dono, così dico, ma Signore, e usava, lui usava quelli che, ma io non dico che siamo pronti 1000% così, ma io ho una grande voglia, una grande gioia per soffrirci per la Madonna, per Gesù, ma non esiste nessuna cosa che non sono pronta a fare per loro. Che la Madonna poteva dire, ma visca, fai così così, ma io aspetto con tutto cuore, con tutti i bracci aperti, perché io voglio rispondere per quello grazie, per quello bene che la Madonna ha dato a me, a io con mio poco potevo anche rispondere per suo amore. E così dico a voi, carissimi ascoltatori, quando avete sofferenza, oggi sono sofferenze diversi modi, c'è sofferenza che Dio dà, c'è sofferenza che cerchiamo a noi, certo. E quelle sono cose diverse, non stessi valori. Noi guardiamo accettare quella che il Signore vuole e dobbiamo ringraziare. E quando si ringrazia questo grande dono, e dopo grazia e frutti e tutto arriva più prima. E anche non possiamo dire io sono sofferente, io soffro, io. Lui lo sa, basta accettare. Non parlare, uno che parla si vede che non soffre. Una sofferenza si solo vivere dentro la nostra anima, dentro il nostro cuore. Sì, perché a volte mi ha detto qualche volta di essere sorridente anche con la sofferenza. Certo, ma guarda, anche questo è bellissimo. E quando tu, quello si vede sofferente, perché un sorriso, perché accetti, sei completamente suo. E dopo non vedi sofferenza, ma vedi la gioia, perché soffri con la gioia. Non hai un peso, una cosa che ti fa stancare così, ma sei contentissimo. Ma quella gioia non arriva da fuori, arriva proprio dentro, da cuore. E quello senti una spinta, una cosa che devi essere ogni giorno, sei sempre più forte. Non senti quello peso. Io non sento. Io sento una gioia. Fino a che faccio sempre di più per la Madonna, sempre soffri, ma senti una felicità, un amore così, perché rispondi con amore. Sì, Visca, dunque tu vabbè, d'accordo, però, cioè siamo tutti d'accordo, però la verità è un'altra. Cioè quelli che scoprono che la sofferenza è una grazia e la accettano sono relativamente pochi, mentre la grande maggioranza delle persone, quando è malata, evidentemente chiede la grazia di guarire, e molte volte vanno anche dei maghi a chiedere delle guarigioni o da altre parti, mentre la Madonna veramente, e anche la Madonna vuole dare le guarigioni, e anche detto in che modo, in un messaggio che vorrei che tu diciamo così commentassi. La Madonna ha detto per la guarigione dei malati, ha detto la guarigione dei malati, quindi perché alcuni vogliono guarire, è necessaria una fede salda, una preghiera perseverante, accompagnata dall'offerta di digiuni e sacrifici. Poi ha detto, non posso aiutare quelli che non pregano e non fanno sacrifici. Quindi per ottenere una guarigione, cioè molte volte le mamme vogliono una guarigione dei propri figli, cosa bisogna fare? Sì, ma guarda, ecco, spiego solo un po', ma Dio è pronto sempre a dare guarigione. Capito? Ma per lui è questa unica una cosa troppo facile per dare questo dono. Ma guarda, perché sono problemi? Problemi sono questi. Noi tante volte, sai, quando abbiamo qualche difficoltà o quello, problemi di figlio, marito, tutto, qualcuno dei nostri vicini, e noi siamo pronti sempre a chiedere, Signore, guarisci, dai questa grazia, ti prego, sei pronto a fare tutto, andare ginocchio, preghiere, qualche ora, tutto, perché solo guardi quello momento, solo quell'occasione. E anche la Madonna è pronta a dare questa grazia. E anche tante volte si danno quelle grazie per vedere queste persone che il Signore è sempre vicino. Certo. E anche la Madonna ha già detto, ma non si fanno giochi con queste grazie, perché per tantissime persone continuano a fare più peggio. E anche quando è di nuovo bisogno una grazia, faccio subito, tac, mi devi dare, perché dalla questa volta e anche mi devi dare oggi. E noi cominciamo a giocare con questa grazia di Dio. Ma la Madonna ha già detto, ma non problemi per grazie, io posso dare,
Io tramite mio figlio posso pregare per questo dono, loro danno, ma problemi sono i vostri cuori. Voi cercate tutto, guarigione di corpo, di tutto quanto, a pochi chiedete guarigione del vostro cuore. A quando si comincia da guarigione di vostro cuore, arriva guarigione anche del vostro corpo. Noi tante volte sbagliamo a fare domande, solo guardiamo il nostro bisogno. Che io oggi ho bisogno di una cosa, la Madonna mi deve dare o io non prego più, ma quello è non uno commercio, non una cosa dove si compra, dove si vende. Certo. Tu vuoi pregare, preghi, tu non vuoi pregare, non preghi, non c'è problemi, non c'è una sforza che tu fai, tu devi fare, fai così. No, Dio ha dato una libertà completamente. E anche altra cosa, sicuro. Noi dobbiamo pregare prima per nostra viva fede, che noi dobbiamo ogni giorno pregare per questo dono, che questo dono cresce dentro il nostro cuore. La nostra fede è non solo parola, ma la nostra fede è proprio la vita, e noi dobbiamo chiedere e cercare con la nostra vita, con la nostra fede. A quando ogni giorno preghiamo, la nostra fede cresce, e dopo abbiamo una ricchezza dentro, abbiamo dentro guarito il nostro cuore. Fino a che non cominciamo così, è utile andare a fare la magia, fare quelle cose così, e questo si vede quando si gira di quei posti. Per te Dio non esiste, perché Dio non permette quelle cose. Certo. Per andare in giro di maghi, di quelli di altri. Unico che ti poteva fare è Dio e la Madonna. Tu giri dappertutto e dopo di nuovo ritorni dal stesso posto, capito? Certo. Tutti ti fanno così con altro, ma unico che ti può dare guarigione, gioia, pace e altro è solo Cristo che ti aspetta. Certo, perché se la Madonna guarisse senza che noi ci convertiamo, noi ci saremo dalla guarigione per continuare a peccare. Ma certo, ma guarda, padre Livio, ma questo noi tante oggi come mondo, sai, oggi vediamo una cosa, e anche la Madonna già ha spiegato, tutto quello che è stato normale oggi è venuto non normale, quello che è non normale è arrivato normale, tutto è fatto nostro, tutto facciamo a noi. Quello non c'entra niente Dio, e Dio è dato proprio una prova per vedere cosa sei uomo capace oggi da fare. Certo. C'è arrivata risposta, vediamo tutto quello cosa c'è, tutto è fatto di uomo. Sì, infatti la Madonna ha dato dei messaggi anche preoccupanti sulla situazione del mondo dove il male sembra crescere. Un messaggio della Madonna ha detto, già l'83, il mondo di oggi vive in mezzo a forti tensioni e cammina sull'orlo di una catastrofe, ha detto. Può essere salvato solo se troverà la pace, ma la pace potrà avere soltanto ritornando a Dio. Ma è certo, padre Livio, ma guarda, noi tante volte cerchiamo la pace posto sbagliato, capito? Noi dobbiamo cercare pace solo Dio e la Madonna. Oggi quando noi preghiamo pace per il mondo, chi è mondo? Siamo a noi. E così noi pensiamo, tante volte io oggi prego per mondo, questo non c'entra a me, io sono parte del mondo, io devo mettere questa preoccupazione, quello pensiero, e devo pregare per quelle intenzioni della Madonna. Così lei è con, di questo modo e cerca la pace, e quando noi troviamo pace dentro il nostro cuore, mondo si cambia. Dunque la Madonna quando ha parlato di falsi profeti, no? Dicendo che quelli che fanno predizioni catastrofiche sono falsi profeti, essi dicono in tale anno, in tale giorno ci sarà una catastrofe. Poi la Madonna ha detto: io ho sempre detto che il castigo verrà se il mondo non si converte, perciò invito tutti alla conversione. Tutto dipende dalla vostra conversione. Allora io ti faccio questa domanda, Visca. Se ci convertiamo, ci saranno o non ci saranno i 10 segreti? No, no, ma guarda, 10 segreti sicuro saranno. Ecco, la Madonna ha già dato, io adesso fino avevo 9 e aspetto ultimo. Così sai, ecco, posso dire solo quello per la Madonna quando hai spiegato quello tramite questo segno che hai spiegato prima. Sì. E adesso voglio dire solo questo settimo segreto che la Madonna ha già detto,
che metà cancellato, sì, con nostre preghiere, sì, che lei raccomanda che noi continuiamo a pregare con, sì, nostre preghiere, si può cancellare anche altri segreti. Certo. Così. E altro è numero 9, che aveva ancora 9. Vediamo che lei non quindi spiegato. In sostanza, il discorso è questo: la Madonna ci supplica perché ci convertiamo. Certo. Ecco, che lei aspetta sicuramente di non aspettare il segno sulla montagna. Ma comunque sia, in ogni caso, già la Madonna il primo anno dell'apparizione ha detto: tutti i segreti che vi ho confidato si realizzeranno. Sicuro. Quindi saranno. E anche detto: il segno visibile si manifesterà. Quando verrà il segno sarà troppo tardi. Cosa vuol dire? Ma guarda, lei già ha detto, io posso solo spiegare proprio che ho sentito quelle parole. Sì. Così, e dopo di quello segno è troppo tardi. Sì. Adesso che lei già ha detto sono tempi di grazie. Sì. Così, ma lei non ha spiegato perché è troppo tardi, ma anche io l'ho chiesto. Perché bisogna convertirsi prima. Certo, ma lei ogni giorno chiama per la nostra conversione. Certo. Ma nostra conversione di cuore. Certo. E adesso, dopo 27 anni e mezzo che la Madonna è qui in mezzo di noi, che ancora i nostri cuori sono troppo chiusi, troppo lontani, così, non so cosa può dire, si vede che è troppo tardi, è giusto? Certo, certo. Dunque Visca, tu hai sempre detto, e qui la Madonna lo ripete anche, che quando noi parliamo dei 10 segreti, tuttavia noi lo facciamo sempre invitando alla speranza. Infatti la Madonna proprio in un suo messaggio dice che noi non dobbiamo mai togliere la speranza. Dice che per il cristiano, lo dico questo perché c'è il Papa, sì, no? Sì. La speranza è anche per spiegare che il messaggio di Međugorje, che la Madonna è venuta qui per farci paura, ma che il messaggio di Međugorje, che ci chiama la responsabilità, la conversione, però un messaggio di speranza. Infatti la Madonna una volta ha detto, fin dei primi anni, ha detto: per il cristiano c'è un unico atteggiamento di confronto del futuro, la speranza della salvezza. Ma sicuro, ma guarda Padre Livio, per quello è la Madonna qui in mezzo di noi, per salvare di nostre anime, veramente. Sì. Ecco, ma io non vedo altro motivo, per sicuro lei non è venuta qui in mezzo di noi per dire tu fai così altro. Lei si occupa per nostre anime. Certo. E anche quando parla dice: io sono madre di tutti, vi, certo, voglio bene tutti, ma voi non sapete quanto vi amo, piangete di gioia, ma ancora siamo troppo lontani di quella sua gioia, capito? Tutte quelle cose piccole e semplici, mm-hmm, e la Madonna trova anche altro è bello, mm-hmm, perché lei dà sempre una speranza, mm-hmm, e tu leggi il suo viso, mm-hmm, che lei ti dà, vedi che è triste, ti dà sempre una gioia, una coraggio, una forza, e così, e questo è già una cosa di coraggiamento. Certo, io sottolineo sempre attraverso la radio che i 10 segreti sono un tempo di grazia anche quelli, perché il potere del maligno, uh-huh, verrà vinto dalla Madonna, la Madonna è qui come regina. Ma certo, ma guarda male, sicuro lui, anche la Madonna tante volte ha già detto, male lo sa dove siamo più deboli, lui cerca sempre il posto più per il pelo libero e si, certo, deve toccare. E così sai, ma oggi lui ha proprio trovato posti la giovani famiglie per dividere le nostre famiglie, fare tante cose, così sai, ecco, ma anche altro, la Madonna ha già detto, quando voi sentite il vostro cuore una pace, una gioia, una tranquillità, questo si vede subito che arriva parte di Dio, che voi sentite il vostro cuore, può rumore, paura, disturbo, così, dovete stare attenti, perché questo non arriva a parte di Dio, così dobbiamo subito dividere quelle cose, questa arriva a parte di Dio, questa no, ma tu devi svegliarci e fare subito, continuare il cambiamento e pregare di più per allontanare questo male. E questo vuol dire che noi guardiamo al futuro, se noi siamo vicini alla Madonna, sentiamo nel cuore la gioia, noi non abbiamo paura del futuro. E infatti la Madonna ha detto, chi prega non ha paura del futuro. Ma certo, ma guarda, uno che prega sicuro che non ha futuro, paura di futuro, uno che fa digiuno non ha paura di male. E così sai, abbiamo
una grazia, proprio viviamo momenti di grazie, e io non ho sentito mai una parola di sua bocca che ha detto paura così, certo. Mai, mai, sempre ti dà una speranza, una gioia, una tranquillità così, sai, proprio quello si vede che la Madonna e suo figlio vincono tutto quello male che, sì, che esiste, così noi non dobbiamo avere paura, sì, solo dobbiamo seguire quello che loro vogliono. Certo. Uno che segue la Madonna, che vive quello suo messaggio, non c'è motivo per paura. Uno che aveva paura, sicuro paura di se stesso, certo, deve fare qualcosa, certo, cambiamento da sé, sì, e dopo poteva seguire quello che la Madonna vuole. Certo, dunque di Dio è la potenza, comunque il male è pericoloso. Satana è certamente, sì, forte, e vorrei dire, io do anche una, cioè ci sono alcuni che dicono, ma insomma, che di paura di, perché adesso evidentemente c'è la paura angosciosa del futuro che non va bene per un credente, però c'è anche una preoccupazione. Il Santo Padre Giovanni Paolo II per ben due volte ha detto che il mondo è in pericolo di autodistruzione. Il Vicente Ivan, ho visto un video del Vicente Ivan, ha detto che la Madonna ha detto che il mondo è a rischio di autodistruzione, e quindi non bisogna essere superficiali. Infatti ho trovato un messaggio della Madonna del 25 aprile del 1883, quindi, che mi ha fatto molto riflettere. La Madonna ha detto, perché qui c'è la speranza, ma anche la preoccupazione. La Madonna ha detto: pregherò mio figlio Gesù di non punire il mondo, ma vi supplico, convertitevi. Voi non potete immaginare ciò che accadrà, ciò che Dio Padre manderà sul mondo. Per questo vi ripeto: convertitevi, rinunciate a tutto, fate penitenza. Sicuro sono d'accordo, perché la Madonna è proprio così tanti anni qui in mezzo di noi, proprio per avvicinarci in Dio, per convertirci, che la Madonna come madre non vuole che si perda nessuno suo figlio, così lei fa ogni giorno che viene in cielo sulla terra per salvare a noi siamo ancora troppo lontani da lei, così, ma guarda, lei non dice... Anche io adesso che parlo con radio dico, ma voi dovete convertire, fate, avvicinate. No, ma io dico solo quelle semplici parole della Madonna, ma non esiste una sforza, tu devi, tu fai. Ma figlio mio, che tu senti in tuo cuore, quello che tu senti in tuo cuore, fai così. Ma madre ti aspetta, lei aspetta a tutti, a noi. Così, sai, lei fa tutto, ma si vede che i nostri cuori sono troppo, troppo duri ancora. Dunque, visto, tu prima hai fatto allusione a Satana, che la Madonna nomina in quasi 100 messaggi, di cui 80 alla parrocchia, mostra l'azione di Satana, e il primo e il secondo anno dell'apparizione la Madonna ha detto, ha fatto un messaggio un po' particolare, che però trova questo messaggio trova conferma anche per esempio nell'esperienza di altri mistici, anche per esempio del Papa Leone XIII. Cioè la Madonna ha detto, è giunta l'ora in cui a Satana è consentito di agire con tutta la sua forza e la sua potenza. L'ora presente è l'ora di Satana. Cosa vuol dire questo? Che a Satana è concesso di agire di più forte. Sì, ma guarda, sicuro che Satana è forte, non forte di Dio e della Madonna, ma lui mette tutte le sue condizioni per disturbare. E anche altro, vedi, oggi in nostre famiglie poteva Satana fare tutto quello che vuole, perché oggi in famiglie sono aperte anche porte e finestre, poteva entrare come vuole. Perché anche quando famiglia non si prega, si fa tutto altro, è già suo. Certo. Perché lui no. Ma Satana prova a fare quello tramite quelli dove si prega, dove è Dio la prima posto. Lui prova a fare a tentare di quelle persone. Ma io sono sicura, una persona che prega, che fedelità, che aveva la fede per amore di Dio e della Madonna, che lui vede che si prega, prova può, e vede che non si può fare niente, lui scappa. Difatti la Madonna ha detto, affrontate e vincete Satana con il rosario in mano. Certo, unica cosa che la Madonna ci ha detto è il rosario in vostro mano.
voi pregate, è anche l'unica cosa che potete allontanare il Satana, il vostro un rosario che possiamo allontanare solo Satana e col rosario. Ma è incredibile come già 30 anni fa la Madonna abbia previsto che Satana avrebbe attaccato soprattutto i giovani e le famiglie. Sì, ma proprio questo momento, i giovani e famiglie, un momento molto molto difficile, fa tutto. Divorzi, giovani, droga, tutto qua, tutto quello che esiste in mondo, lui può fare oggi tutto. Senti, Visca, la Madonna ha detto che lei è qui per salvare le anime, per presentarle a Dio. La Madonna ha detto: vi voglio tutti con me in paradiso, e tu giustamente hai sottolineato che la Madonna è qui per salvarci. Però ha anche detto una frase, e l'avete anche in due occasioni, che ci lascia molto, diciamo così, ci fa pensare. Allora ha detto: oggi molti vanno all'inferno. Mm-hmm. E ha detto, e l'ha detto anche a Fatima, molti. Sì. Mm-hmm. Poi ha detto: le anime dei dannati non si pentono e continuano a rifiutare Dio, diventano parte dell'inferno e non vogliono essere liberate da quel luogo. Dunque la Madonna è qui, ci parla del demonio, ci dice che molti vanno all'inferno, ci dice che le anime all'inferno non vogliono convertirsi e rifiutano Dio, e mentre si sente qualche volta dai pulpiti delle chiese che Satana non c'è, che l'inferno è vuoto, eccetera eccetera. Ma guarda, prima comincio di quello, sai, quando parliamo di questo segno, anche che tanti vedono che non credono, si vedono anche che loro rifruttano di fruttano questo segno. Sì. E anche altro potevo dire, quelli che sono inferno sono andati con sua volontà. Certo. Il Signore non manda nessuno inferno, se certo. È dato libertà, ecco, sono scelti e andati. Certo. E dico oggi, chiese potevano dire quello che vogliono, io sono d'accordo con chiesa per quella sua, anche dico questa verità che io ho visto, che inferni non sono vuoti, che infermi c'è tantissime persone. Cioè tu con gli anni sei stata all'inferno. Io sono stata e già con il tuo corpo, con il mio corpo che la Madonna ha preso per mano e portato, e visto che c'è tante persone inferno, e la Madonna ha già detto quelle persone sono andate con sua volontà. Mm-hmm. Dio non ha mandato, la Madonna non ha mandato, loro ha voluti e sono andati di là. Sì, questo evidentemente per noi è anche una responsabilità, perché dobbiamo pregare, perché la Madonna ha detto a Fatima: molti vanno all'inferno perché non c'è nessuno che prega e si sacrifica per loro. Cioè dobbiamo sentire la responsabilità a noi perché si salvino tutte le anime. Ah, sì, ma guarda, Padre Livio, ma noi preghiamo per loro, capito? Anche facciamo sacrificio e tutto quanto, ma anche loro si devono promuoverci, capito? Non dico che è utile quello nostro, no, noi facciamo con tutto cuore, certo, con amore, siamo vicini a loro, certo, e anche loro devono dare anche una sua parola, capito, per dire, ecco, tu preghi che devono sentire, utile che noi preghiamo per loro, che rispondiamo a tutto mondo, ma quello che possiamo rispondiamo con cuore, anche preghiamo che anche loro tramite a noi e possono cambiare, e noi possiamo essere esempio per loro. Con il nostro esempio, con la nostra vita, si può cambiare anche loro. Certo. Dunque, Visca, adesso vorrei che tu, siccome so che, come la Madonna ha detto, no? Lei ha detto una volta che per quanto riguarda i messaggi, la Madonna ha detto, per quanto riguarda la diffusione dei messaggi, lei ha detto: per diffondere i messaggi vivete innanzitutto la pace nei vostri cuori, senza di questa gli uomini non vi crederanno e rifiuteranno le vostre parole. In poche parole, per voi credenti il problema non è soltanto quello di trasmettere i messaggi, ma di viverli, perché sennò non siete credibili. Sì, ma guarda, io fino a che non vivo, quando la Madonna dà messaggi a me, prima devo vivere io questo messaggio e dopo e dare altri. Per quello dico, io provo da tutto per metterci il messaggio nel mio cuore e dopo con il mio cuore, con la mia anima, e posso rispondere a altri. Allora, tu uno dei messaggi che certamente vivi benissimo è quello del digiuno, no? Ecco, spiegaci due cose. Come la Madonna, perché mi è sembrato un po'
che il messaggio del digiuno sia un po' scaduto, mm-hmm. invece per la Madonna è molto importante. Certo. Spiegaci in che cosa consiste il digiuno che la Madonna chiede e perché lo chiede. Sì, ma guarda, quando la Madonna raccomanda digiuno, lei proprio raccomanda mercoledì e venerdì, è solo pane e acqua. Così, solo fare, anche già detto, persone che stanno male, non fare digiuno, pane e acqua, solo fare un piccolo sacrificio che più piace. Per dire persone tutte quelle malate, sano, che hanno una piccola cosa che più piace e offrono quello giorno alla Madonna. Persone che stanno bene e dicano non si può digiunare male, testa gira. E la Madonna dice, ma quando noi fare digiuno per amore Dio e lei, sicuro non c'è problemi, solo che manca nostra forte volontà. Così, ma la Madonna non chiede oggi che noi facciamo digiuno per dire oggi io faccio digiuno e dopo sono triste, nervosa, fame, tutto. Meglio non fare, che si fa digiuno, si fa per amore. Che senti una gioia, che non vede uno altro che tu fai digiuno, che io posso dire, ma guarda Padre Livio, io oggi faccio digiuno, non prendo niente. Questo non conta niente. Digiuno si fa con cuore, con amore, che non sa nessuno che noi facciamo quello digiuno, capito? E anche il digiuno si significa come nostra purificazione, che la Madonna vuole che noi con digiuno, pane e acqua, di quello anche non vuoi prendere niente, si fa questa purificazione di nostra anima, che loro vogliono prepararci noi dentro, e quando noi liberiamo quelle cose che disturbano dentro, dopo possiamo cominciare a fare digiuno come la Madonna vuole. Dunque, senti, la Madonna ha ripetuto più di una volta che il digiuno a pane e acqua è fondamentale, e ha ribadito in tante occasioni, ha anche ribadito che il digiuno non può essere sostituito dall'elemosina, però ha anche suggerito altre rinunce. Io questo lo voglio sottolineare, perché sono delle persone che non si sentono di fare il digiuno. Ma guarda, allora, però la Madonna una volta ha detto queste parole, lo dico come consiglio alla gente che magari ha i primi passi, ha detto rinunciate alla televisione, all'alcol, alle sigarette e altri piaceri. Ma questo sicuro, sai, cominciare pian passo per passo, ma lei non ci ha detto subito che fate digiuno pane e acqua, ma voi cominciate di altre cose. Dopo, quando noi preghiamo, questa grazia che il Signore dà che facciamo digiuno, e Lui ti dà questa grazia perché tu vuoi fare e Lui è sempre pronto a dare, ma ti vuole sentire con tutto cuore, Signore io sono pronta a fare digiuno per te, e Signore mi sicuro dà questa grazia perché io ho chiesto con cuore e Lui mi ha risposto con amore. Certo. E anche altra cosa, la Madonna una volta ha già detto, ma voi non sapete quanto valore aveva il nostro digiuno proprio davanti di Dio. Così con il nostro digiuno si può allontanare anche la guerra, come è forte. Certo. Che la Madonna educandoci alla rinuncia, il suo obiettivo è quello di rafforzarci per rinunciare al peccato. Ma sì, ma guarda Padre Livio, oggi noi viviamo troppo comodo, abbiamo tantissime cose, è difficile gente fare qualche sacrificio, che loro pensano sempre fare, sempre mangiare di più, e pensano che io oggi non mangio, morivo di fame, mi manca qualcosa così. Cominciare a digiunare, fare liberarci quello dentro in cuore, seguire quello che la Madonna vuole, è importante cominciare per vedere, cioè dopo lasciare che il nostro cuore fa altre cose. Certo. E la Madonna ti dà questa grazia, perché tu vuoi, certo. Basta volerci e metterci una forte buona volontà. Si mette forte buona volontà, si può fare tutto, certo. Sicuro. Quindi, certo, da parte nostra vuole un minimo di collaborazione. Se visto l'ultimo argomento, perché è importante, qui vediamo a Međugorje molti sacerdoti, come non si vedono neanche negli altri santuari, la Madonna sembra che qui chiamino soltanto i fedeli, ma chiami anche i sacerdoti. La Madonna ha invitato più volte qui a Međugorje a pregare per il Papa, per i Vescovi, per i nostri pastori, per tutti i sacerdoti, e poi ha invitato a rispettare i sacerdoti, cosa che in Italia si fa poco, anzi si criticano sempre i sacerdoti, e anche noi vediamo Radio Maria in telefono per parlare male del parroco, eccetera,
Invece la Madonna ha dato una volta questo messaggio, fin dal primo anno, dice, la Madonna ha detto, troppi basano la propria fede su come si comportano i sacerdoti. Se il sacerdote non sembra all'altezza della situazione, loro dicono, Dio non esiste. E poi ha detto la Madonna, non si va in chiesa per vedere come agisce il sacerdote o per indagare sulla sua vita privata. Ma sì, ma guarda, noi dobbiamo capire una cosa, che questo sono doni. Il sacerdote è proprio uno dono che Dio dà. Non ti senti, non ti senti. Che noi, che il sacerdote è uno grande dono, sì? Che aveva questo grande dono. Tu, sì. Padre Livio, sei padre, sì. Avevi questo grande dono, sì. Sei pronto a rispondere a quello suo dono. Speriamo. Ma io credo, capito, tu sì. Vuoi, sì, sì, quando voglio, si voglio. Voglia, sicuro, certo. Ecco, c'è anche, è brutto e fare male di persone così, fare una... Non ti sentiamo. Sì. Non fare giudicare, sì. Capito? Oggi persone, quelle che sono lontane da Dio, così cercano sempre, pensano, persone sempre pensano, guarda, quando c'è qualche sbaglio mettiamo subito davanti i nostri sacerdoti. Ma noi che vediamo qualche sbaglio da nostro sacerdote, dobbiamo essere sempre pronti per dare mano, per aiutarci. Ecco, perché anche lui ha bisogno nostre preghiere, noi da sue, persona umana, certo. Capito? Ecco, non guardiamo i nostri parroci, i nostri cappellani così, vediamo come nostri fratelli che possiamo aiutare con le preghiere, siamo vicino con il nostro amore, aiutiamo. Che non vogliamo, che vogliamo litigare o fare queste cose, si vede c'è qualcosa con noi che non va bene. Sei pronto a giudicare, non giudichi di quello sacerdote, di te stesso. Perché tu non sai come, tu non vedi a te, e adesso tramite giudicare quello sacerdote e io provo a fare così. No, tu fai giudicare a te stesso, non di lui. Così, non fai scusa. Solo che noi, anche i nostri sacerdoti, sono tantissimi che arrivano qui in Međugorje. Io vedo, sai, quando c'è contro dei sacerdoti, ogni anno sono tanti di più, sai, sempre di più. Questo contro cresce sempre. Si vede che anche i sacerdoti sono secchi, che cercano così per... di più, capito? Che si sentono qualche po' vuoto, qualche disgraziato, qualche cosa si vede anche il suo bisogno. Loro arrivano a Međugorje, sanno che la Madonna è qui, che sentono la sua presenza, è l'unico posto, luogo dove loro possono venire, prendere sua forza, sua benedizione e portare la sue parrocchie. E così io sono sicura che i sacerdoti pregano per sui fedeli, per sua parrocchia, ma dico, non state pronti per fare male, ma stiamo vicini, preghiamo a loro, che noi preghiamo di più per i nostri sacerdoti, con il nostro esempio loro sanno più buoni, più bravi e più santi. Visto ti ho promesso che non avrei fatto più di un'ora, anche perché siamo qui con mezzi fortunosi, perché qui purtroppo le linee telefoniche sono disastrate in questi giorni. Noi abbiamo ricevuto tantissimo dalla Madonna, 27 anni, e abbiamo ricevuto tantissimo dalla Madonna, e anche la scultura di Maria su questo tipo di linee a Međugorje sanno quante grazie ha dato. E mi ha molto colpito un messaggio, una volta, quello che ha detto una volta la Madonna il 2 novembre del 1883, la Madonna ha chiesto qualcosa anche lei di particolare che mi è molto piaciuto e che andrebbe bene anche per il pubblico di Radio Maria, che Radio Maria è una radio fondata sul volontariato, sull'amore per la Madonna. La Madonna ha detto, e così concludiamo, fatemi vedere che avete un cuore generoso. Ma sì, ma guarda, Padre Livio, questo si vede. Sai, una cosa che non da parte della Madonna, so così, non dura tanto. Si spende da tanto. E adesso si vede proprio che Radio Maria è suo radio. E anche Padre Livio, non perché sei qui tu, io non faccio complimenti, dico verità.
e anche tu dai suo tempo, la sua vita, sei pronto a fare tutto per la Madonna. Per questo lei tramite a te e fa grazie radio e tutti gli ascoltatori di Radio Maria. Così, ma io sono sempre contentissima che sono amica di Padre Livio, e quando sono amica di Padre Livio dopo sono amica di tutti voi. E così, sai, ecco, voglio dire che sto sempre vicino a voi, vi accompagno con mie preghiere, ma più che accompagno e presento tutti i vostri cuori la Madonna. E dunque, allora stasera tu hai l'apparizione e quindi ci raccomanderai tutti alla Madonna. Certo, questo senza preoccupazione, faccio con tutto cuore tutti voi carissimi ascoltatori, e faccio tante belle cose per buon anno. Spero che questo anno dobbiamo essere più buoni, più bravi, e anche uno che ancora è più lontano di quello messaggio della Madonna ha il tempo recuperare, che amare di più e avvicinare la Madonna. E anche altra cosa è più bella, che dico che prego sempre per malati, che sto vicino a loro, che anche sempre la prima parola quando la Madonna viene siete a voi. Così state sicuri che avete qualcuno che vi presenta, che prega per voi. Bene, ti ringrazio tutto cuore per questa bellissima conversazione, però concludiamo come fai tu con lo dei messaggi, con il Padre Nostro di Maria e Gloria al Padre. Sì, ma guarda, Padre Livio, io sono sempre disposizione della Madonna, anche tu, così tu sempre così, quando tu sai momento altro, io rispondo, no, esiste, no, sempre sono pronta, ecco così. Adesso chiediamo Padre Nostro e Maria Gloria Padre per tutte le vostre intenzioni. E non sai se ne educa svetto came, Padre Nostro che nasco e si na nebesima svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Svadani daj nam danas i opusti nama duge naše, kako i mi odpuštamo dužnicima našim. Ne uvedi nas napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Ave Maria, zdravo Mario, milosti puna Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Santa Maria, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Gloria al Padre, slava Otcu i Sinu i Duhu Sveto. Bijaše na početku, tako i sada i var za vijeke vijekova. Amen. Zahvaljujemo ti svemogući vječni Bože na svim dobročinstvima Tvojim, koji živiš, kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Regina della pace e benedice a noi con suo amore e suo pace. Un grande saluto, vi voglio tanto bene, un bacio a tutti, vostra Visca. Ciao a tutti. Pensiero va a chi è lontano.
lontano e mille e mille fontane chiuse e mille e mille candele accese. Parlami, confortami, o Vergine Maria. Madre... Cari amici di Maria, buona giornata a tutti. Siamo qui in diretta dalla casa di Visca. Siccome molti di voi, cari amici, mi hanno riempito di email e di lettere chiedendomi di raccomandare voi stessi, ma anche i vostri bambini malati a Visca perché ti potesse presentare la Madonna questa sera, allora ho voluto assicurarvi che abbiamo mantenuto la promessa e perciò voglio proprio farvi avere direttamente da Visca qui con me un saluto perché possa, lei stessa possa dirvi che presenterà tutta la Madonna quello che voi avete nel cuore. Ecco, carissimi ascoltatori, da tanto che non ci sentiamo, ma sono proprio contentissima che sto qui con Padre Livio, così che nel momento che faccio tanti auguri per Buon Natale, anche arriva questo nuovo anno, così dopo dico auguri, ma anche già Padre Livio ha detto che sono tante persone bisogno, che sono raccomandate, che hanno problemi così, tante difficoltà. Ma io vi dico con tutto cuore, stasera e quando la Madonna viene, raccomando a tutti e prego per tutti, ma a modo particolare, come sempre, prego per malati, che la Madonna dà forza e coraggio che possano comportare questo grande dono con cuore e con amore. Ecco, carissimi, adesso questo ultimo momento, come grande preoccupazione della Madonna, e sono giovani e famiglie, un momento molto molto difficile. Unico modo che noi possiamo fare solo nostro amore, preghiera con cuore e pregare per intenzioni della Madonna. Ecco, anche io stasera dico di nuovo, prego per tutti i vostri intenzioni, anche voi qualche volta ricordate le intenzioni della Madonna. Così vi faccio tanti auguri per buon felice anno, che Regina della Pace vi benedica con suo amore e suo pace, che porta la pace in vostre famiglie, che quella pace rimane sempre con voi, che quello momento è più importante. E anche un grande bacione, vi voglio tanto bene, sempre uniti dalla preghiera, e vostra sorella Visca. Un bacione da tutti. Senti Visca, vorrei anche tu facessi un'esortazione. Grande Maria va avanti con tanti volontari che per amore della Madonna mandano avanti questa radio. Vorrei che tu ricordassi la Madonna anche tutti i nostri volontari. Ma guarda, certo che aiuta. Guarda, Padre Livio, io ho già detto, così Padre Livio è unico e lui è da solo, lui è direttore, così noi preghiamo che Padre Livio non sta male, che sta sempre bene, così che aiuta, e la Madonna, che la Madonna dà mano a lui, sono sicura che dà, che continua, e anche che benedica tutti i collaboratori, che preghiamo per loro. E visto l'ultima cosa, e quando è che potremo, io ascolto, potremo rivederti di nuovo là sulla scala? Ma io penso presto, io ho già pensato, sai, ecco, anche sì, questi giorni, ma medico non ha dato quella promessa, sai, già detto, poteva qualcuno togliere mano forte dopo, certo, ritorno come prima, certo, ma io sono sicura fra poco che sono in forma. Ma anche io ringrazio il Signore, guarda, anche questo modo, tutte le cose hanno il suo motivo che il Signore vuole, con questo modo io sono contentissima, e anche sicuro quando vuole che vado scaline sarò anche più contentissima, così sono stesso contenta, ma spero, sono sicura, presto. Sì, noi preghiamo anche perché il Signore ti restituisca presso la salute, certo, e penso che a te piace tanto questa missione di stare con i pellegrini. Ma io sono contentissima con Pellegrini, ma si vede quello momento che vuole così, ma io ringrazio stesso, non faccio quello che piace a me, io voglio fare tutto che si fa volontà di Dio.
Ecco, bene carissimi, allora visto che ci ha promesso che questa sera ci raccomanda la Madonna, tutti. Non dimenticherà nessuno di noi, e quindi le promettiamo che saremo vicini con la preghiera perché guarisca presto, e visca, raccomanda anche Radio Maria la Madonna. Certo che raccomando Radio Maria, vi voglio bene tutti, un bacione, sempre uniti vostra visca. Ciao a tutti, ciao ciao. Ecco, sì. Bene carissimi, è stato un intervento breve, comunque fatto col cuore, perciò ringraziamo Visca per questo impegno che ha preso di pregare per noi, e noi carissimi ci sentiamo domani mattina per la nostra diretta, e domani è l'ultimo giorno dell'anno, anch'io mi associo per augurare a tutta la grande famiglia della Maria un anno benedetto dal Signore. Ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao, ciao, ciao.